Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Tecnoroba. Io sono Francesco e oggi abbiamo un bel po' di roba da aprire, diciamo. Eccetto questo che è già aperto e vedremo dopo. Allora. Ok. Sistemando il set live proprio, che mi scoccia di rifare la registrazione. Ok, allora andiamo ad aprire. Direi che il primo che apriamo è quello nella busta. Così, giusto perché vediamo il nostro coltellino card. Distruggiamo la busta. Allora, pacco un po' maltrattato. Ultrasonic Aroma Diffuser, quindi un diffusore per aromi. Andiamo a vedere adesso. Sì, tanto. Vediamo un po'. Ah, molto piccolo. Mi aspettavo qualcosa di un po' più grande. Il problema di questi piccoli è che sono carini, soltanto che poi bisogna ricaricarli molto molto spesso. Qua, allora, vedete, qua va il jack e poi viene l'uscita laterale, quindi. Ah, tiene anche la luce? Vabbè, poi vedremo. Allora, apriamo questo. Se vedete i pacchi sono un po' umidi, un po' bagnati perché sta piovendo e vado troppo a fondo con il coltello, porco Dio. Qua, guardate qua. Qui dove sono andato troppo a fondo e questo è proprio. Ho mancato il pacco per poco. E qui già vediamo un bel po' di roba. Prendiamo la carta e gettiamola. C'è altra roba sotto. Lenti smartphone. Altre lenti smartphone. Tanto già avevo visto abbastanza del smartphone. Per la macchina, USB per la macchina. Un altro USB per la macchina, soltanto che questo ha quattro porte e una è fast charge. Questo non ho capito che cos'è. Touch control, penso sia proprio un interruttore. Su, voglio vedere subito. Voglio vederlo subito. Perché non ho capito. Allora. Sì, è tipo. È proprio un interruttore. Si è messo all'interno della presa proprio. Sì, messo all'interno della presa. Qui va collegato il. Qui vanno collegati i fili. Il problema è che le mie scatolette penso siano un po' troppo grosse. Probabilmente uscirebbe sui laterali. E poi abbiamo quella dotazione di cavi per questo coso. Due viti. Vabbè. Poi lo vedremo perché questo vorrei montare, sinceramente. Niente, non lo riesco a riscatolare. Andrà qui. Questo invece è. Wi-Fi extender. Questo verrà testato, penso, a fondo. Ovviamente se volete che, come sempre. A che serve questo video unboxing? Se vedete qualcosa che ho sottovalutato, che però a voi farebbe piacere che io approfondissi e dicessi le caratteristiche, ditemelo. Io faccio un video, ne parliamo nei commenti o che ne so, vi aggiorno, perché probabilmente quando vedete questo video sarà già passato molto tempo e io avrò rotto già la cosa o ne avrò parlato oppure no, così. Tiene milioni di una specie di mano aliena.
potrebbe essere un'arma. Oddio. Adesso vola. Un satellite. LAN. VPS. Vediamo cosa. Wi-Fi, VPS, LAN, power. Qui abbiamo router, repeater e API. Model bla bla bla. Questo penso possa essere addirittura girato. In scatola troviamo cavi, cavo, suppongo LAN. Sì, cavo LAN. Manuale di istruzioni bello ampio. Beh, noi rimettiamo tutto dentro. Ovviamente questi possono essere direzionati in base alla, a dove volete che il segnale sia più forte. Li mettiamo tutto nello scatolo e andiamo avanti con la nostra vita. Ovviamente tutte le caratteristiche del prodotto, soprattutto questo ne farò un video a parte per quanto riguardano le caratteristiche degli altri oggetti. Vi lascerò io tutti i link in descrizione, quindi se siete interessati andatevi a vedere i link che lascio in descrizione di Amazon, fatevi un giro e poi magari mi chiedete e ne parliamo. Vedete se è tutto bagnato perché pioveva. Non mi ricordo di aver ordinato un power bank. Quindi, 2 in 1 wireless, ok, questo è un ricevitore, un trasmettitore audio, proprio come farebbe una Chromecast, diciamo, quindi una vera e propria Chromecast audio. Ah, caricatore, un power bank da 20.000 mAh con pannello solare. Beh, questo necessita di uno sguardo un po' più approfondito. Non si apre. Paura quando faccio queste cose sempre di. Ma da qua l'avevo aperto. Addirittura il sigillino. Che due coglioni. Ok, mi sa che non l'ho. Dei problemi con queste cose comunque. È possibile che io ancora l'abbia aperto. Gigante. Quindi questo è il pannello solare, ecco qua, benissimo, si vede molto bene. Questo penso sia l'input, cioè da qui si carica l'aggeggio. Due porte USB, USB 1, USB 2 e LED. Quindi input viene caricato a 2 ampere. E la porta 1 carica 1, la porta 2 carica a 2. Quindi attenzione quando caricate, se siete interessati al prodotto. Qui c'è il tasto on. Eccoli qua i LED i LED di stato. In questo momento è carica al 75%. Doppio clic. Luce. No. Teniamo premuto e luce. No. Bah, non so come si fa la luce. Boh. Ah, esce il cavo. Sì, esce un cavetto misero. Un po' sottotono questo cavo rispetto
al prodotto. Rimettiamo tutto a posto. E cosa mi è rimasto da farvi vedere? Sì, le cose vecchie. Allora, questo è lo scatolone che è arrivato qualche giorno fa e vediamo un paio di cuffiette, le più cinesi che abbia mai visto USB, ma cioè, ve le faccio vedere giusto per la vergogna che il produttore si dovrebbe mettere per fare delle vergogne, delle cuffiette del genere. Però costano 13 euro, c'è da dire che costano veramente pochissimo. Sono wireless, ovviamente. Mamma mia. Poi, cosa mi è arrivato? Cavi per iPhone, cuffiette, queste sono delle cuffiette di un altro livello, sempre wireless, quelle costano 13, queste costano 20, a questo punto uno compra queste che hanno una tecnologia paurosa. Ovviamente, mi raccomando, prendete le mie parole come tecnologia da 20 euro, eh? Cioè, a volte la gente fa, ma quelle non valgono nulla, sono meglio le Sony, costano 800 euro con il cavo. E allora vaffanculo. E certo che le Sony con il cavo sono meglio. A parte che tutte le cuffiette con il cavo sono meglio. Pure le cuffiette di 5 euro rispetto alle cuffiette di 800 euro wireless sono meglio quelle con il cavo. Qualcosa. E niente, l'ho tolto dal pacco senza dire niente ed è un proiettore. Proiettore DB Power. Che questo assolutamente vedremo in un prossimo video. Guardatela là com'è che cazzo, allora, no? Questo costa 100 euro, non costa neanche tantissimo. E invece un prossimo video che farò, e penso che lo farò subito dopo questo, riguarda un altro proiettore ed è il disassemblaggio. Perché questo proiettore che mi hanno mandato fa una strana linea verde sul fondo. Questo qua. Dove sta? Fa una strana linea verde. Comunque, nel prossimo video disassemblaggio di un mini proiettore da 250 euro. E da Tecnoroba è tutto. Fatto veloce. Sì, niente da dire. Penso che vedremo un po' tutti questi prodotti nel dettaglio. Non tutti. Se siete interessati a qualcosa in particolare, specifiche tecniche, eccetera, in descrizione ci sono i link di Amazon. Cliccate sul link di Amazon, vi porta al prodotto. Ma se non è abbastanza e volete delle opinioni personali, io faccio la recensione di tutto sul mio blog. Da Tecnoroba è tutto. Da Francesco. Ciao!